Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore, che è presente in mezzo a noi, nel segno sacramentale dell'Eucaristia, sia con tutti voi. Entriamo con il cuore e con la mente nel cenacolo. Ritorniamo a quell'ora sublime, a quella che fu l'ultima cena di Gesù e la prima nostra Eucaristia. Prostriamoci dinanzi a Lui, adoriamolo e lo riconosciamo come necessario della nostra vita. Seduti e ascoltiamo. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io gli darò è la mia carne, per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano, disse loro: questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù, infatti, sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E continuò: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo?
Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Questo momento che stiamo vivendo non solo si inserisce a pieno titolo nella giornata che dai primi vespri stiamo vivendo, la solennità del Corpus Domini, ma a pieno titolo si inserisce anche nel cammino che come comunità diocesana stiamo facendo. Sugli orientamenti della lettera pastorale partiamo dal centro. Cosa significa partire dal centro se non ripartire da Cristo? Quel Cristo che, come ci ricorda il beato Paolo VI, è necessario per la nostra vita. E poniamoci già una domanda. Cristo è il centro della nostra vita? È il centro del nostro pensare, del nostro agire? O Cristo è semplicemente un pretesto attorno a cui far ruotare un sistema religioso che lo soffoca, lo mette in ombra? Cristo è il centro del nostro pensare pastorale. Cristo è la sorgente della nostra testimonianza. Quando parliamo, parliamo di Cristo. Quando testimoniamo, testimoniamo Cristo. Quel Cristo che oggi, in tutta umiltà, si presenta a noi dicendo: io sono il pane della vita. Questa pericope evangelica fa parte dei discorsi di addio di Gesù, dove con molta umiltà e senza pretesa fa suo il nome di Dio, quel Dio che a Mosè si rivelò come l'io sono. Io sono, per cui io ci sono. Io sono il pane della vita. Un pane che fa la differenza, ma che deve suscitare dentro di noi anche scelte e pensieri che fanno la differenza. E ci chiediamo: quale pane noi cerchiamo nella vita?
quello che ci soddisfa, in quelle che sono le domande materiali. O noi andiamo alla ricerca di un pane che ci nutre in questa vita, ma che ci proietta verso la vita eterna. L'interrogativo è più profondo. Ci interessa la vita eterna? E se ci interessa la vita eterna, quale visione della vita terrena abbiamo? Tutto finisce qui, per cui è bene soddisfare tutto nel presente, nell'oggi della nostra esistenza? Oppure ci teniamo ad una vita più vita, ad una vita che è pienezza della vita terrena, la vita eterna? Chiediamoci allora, dove è rivolto il nostro cuore? Riusciamo a cogliere l'istanza etica di quella espressione liturgica, in alto i nostri cuori? I nostri cuori sono rivolti verso l'alto oppure strisciano nella polvere della mediocrità, di una vita che non è vita? Chiediamocelo davanti al Signore.
Abbiamo cantato: Gesù, tu sei il mio Dio. Come vorrei che questa professione di fede sgorgasse dalla verità del cuore di ciascuno di noi. È forte il pronome possessivo, mio Dio, che dice appartenenza. E noi che ci nutriamo dell'Eucaristia siamo parte di Cristo, veniamo assimilati a Lui, siamo Lui. Gesù, tu sei il mio Dio. I padri della Chiesa dicevano: quando mangiamo il corpo di Cristo e beviamo il suo sangue, noi diventiamo consanguinei di Dio. Nelle nostre vene scorre il sangue di Dio. E questo dice unità profonda. Quel senso di appartenenza, dell'essere parte, questa unità profonda deve dinamizzare sempre il nostro cammino di fede, anche quando viviamo momenti di stanchezza, anche quando intraprendiamo percorsi diversi da quelli che ci propone il Vangelo per conseguire alcuni obiettivi. E c'è la domanda che Pietro pose a Gesù e che oggi poniamo noi a Gesù, con il coraggio e l'umiltà della verità del nostro cuore: Signore, da chi andremo? Verso chi orientare la nostra vita? E questa domanda parte da situazioni particolari, perché è vero, ogni volta che celebriamo è l'assemblea che celebra, ma l'assemblea non annienta la persona. Per cui ognuno di noi oggi è qui, con la propria situazione di vita, con le proprie domande, con le proprie ansie, angosce, speranze, e in tutta umiltà al Signore chiediamo: Signore, da chi andremo? Chi può dare pienezza alla nostra vita? Perché noi, è vero, andiamo alla ricerca di soluzioni dei nostri problemi, ma ciò che costituisce il dramma della nostra esistenza è il senso di pienezza. Signore, da chi andremo? E lo dice oggi chi si sente ancora lontano da Dio. Lo dice chi è stanco della vita. Lo dice chi è ammalato. Lo diciamo anche noi sacerdoti, che sovente facciamo esperienze di fallimento pastorale. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ritorna ancora il concetto e il desiderio di eternità, perché questa verità è dentro di noi. Possiamo anche rimuoverla, possiamo anche dimenticarla, ma è forte il desiderio della patria beata, perché di lì noi veniamo e lì dobbiamo tornare.
Signore, da chi andremo? Questa domanda parte da un cuore umile, ma anche da un cuore coraggioso, di chi cioè sa intraprendere il cammino e più che guardare alla stanchezza dei passi, volge sempre lo sguardo alla vetta che desidera, e la vetta che noi desideriamo è la comunione con Dio.
piedi. Ed ora la parola ascoltata e meditata si trasforma in preghiera. Sollecitati e provocati dalla parola del Signore, diciamo insieme: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore Gesù, Tu ci hai detto di non darci da fare per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che Tu ci dai. Signore, Signore Gesù, aiutaci a compiere l'opera di Dio, credere in Te che sei l'inviato del Padre. Signore Gesù, Tu hai detto: Io sono il pane della vita. Aiutaci a venire sempre a Te per essere saziati e donaci di credere in Te per essere dissetati. Signore Gesù, Tu hai detto: Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. Donaci di portare il frutto dell'amore reciproco. Signore Gesù, Tu sei esigente e la Tua parola ci chiede di cambiare perché spirito è vita. Signore, Padre nostro, si inginocchi. Thank you.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.